Isaac Asimov è nato in Russia nel 1920. I suoi genitori di famiglia ebraica si trasferirono però quando il bambino era ancora piccolissimo, a 3 anni, a New York, negli Stati Uniti, quindi poi è stato naturalizzato come cittadino americano, tutti lo conosciamo come tale. È certamente il più famoso, noto, celebre in tutto il mondo, scrittore di fantascienza di tutto il XX secolo, oltre che grande divulgatore scientifico, era anche uno studioso, uno scienziato. Grazie a lui, comunque, possiamo dire che la fantascienza è diventato un genere, possiamo dire, di serie A. Grazie alla sua abilità di raccontare storie lontane, vicine, diverse, che comunque parlano sempre di noi, è riuscita a renderla un qualcosa che ha appassionato schiere, appunto, di generazioni di lettori, facendoli riflettere su quelli che sono gli spunti che Asimov, magari da mondi lontanissimi, andava a prendere, appunto, come sempre, come ogni letteratura che merita questo nome, che parlava sempre di noi, dei nostri problemi, dei nostri dubbi, dei nostri sogni e dei nostri desideri, insomma, una letteratura che vale sempre la pena di ricordare e di essere letta. A dire il vero, ecco, il racconto che noi andiamo a prendere è rivolto a una particolare categoria di lettori, giovani, ragazzi, bambini, in realtà a quelli che sarebbero in Italia ragazzi che frequentano le scuole medie, che hanno poco più di 10 anni. Hanno scritto molto anche proprio per i ragazzi. Insomma, il bisogno divulgativo, educativo era tutt'uno nella letteratura e nella voglia appunto di scrivere, di essere uomo pubblico di questo grande scrittore. Il romanzo poi in particolare è stato scritto proprio su spinta di un amico di Asimov, che gli ha chiesto praticamente un favore di scrivergli. Lui era un dirigente scolastico, un qualcosa che fosse diretto, adatto a quello che erano gli studenti nelle sue scuole. Ecco, teniamo presente questo, forme e contenuti di ciò che adesso andremo a leggere sono quindi stati pensati per il pubblico a cui essere inizialmente indirizzato, cioè una platea di giovani studenti americani dei primi anni 50 del secolo scorso. A loro, in qualche modo, Asimov, vuol dire chissà come si divertivano, perché c'era stata un'epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta, si voltavano le pagine che erano gialle e fruscianti ed erano buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme, invece che muoversi come era previsto che facessero su uno schermo. Capiamo quindi, ecco, il gioco, proprio il gioco della comunicazione, lo scienziato Asimov che ci parla di libri, della scrittura, della scuola, dell'importanza della scuola, glielo aveva chiesto il suo amico dirigente scolastico. Va bene, andiamo a leggere allora questo racconto che parla del 2157, in quell'anno ambientato, ma in realtà parla ai ragazzi di oggi, a loro, che va appunto in qualche modo a dire, far riflettere, pensare su questo, chissà come si divertiva. Margi lo scrisse persino nel suo diario, quella sera, sulla pagina che portava la data 17 maggio 2157. Scrisse: "Oggi Tommy ha trovato un vero libro". Era un libro antichissimo. Il nonno di Margi aveva detto una volta che, quando era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c'era stata un'epoca in cui tutte le storie e i racconti erano stampati su carta. Si voltavano le pagine che erano gialle e fruscianti ed era buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muoversi, come era previsto che facessero su uno schermo, è logico. E poi quando si tornava alla pagina precedente, sopra c'erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima volta. "Mamma mia, che spreco", disse Tommy. "Quando uno è arrivato in fondo al libro, che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il nostro schermo televisivo deve aver avuto un milione di libri sopra, ed è ancora buono per chissà quanti anni. Chi si sognerebbe di buttarlo via?" "Lo stesso vale per il mio", disse Margie. Aveva 11 anni lei e non aveva visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy. Lui di anni ne aveva 13. "Dove l'hai trovato?" gli domandò. "In casa", indicò senza guardare, perché era occupatissimo a leggere in solaio. "Di cosa parla?" "Di scuola". "Di scuola",
Il tono di Margie era sprezzante. Cosa c'è da scrivere sulla scuola? Io la scuola la odio. Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la odiava più che mai. L'insegnante meccanico le aveva assegnato un test dopo l'altro di geografia e le aveva risposto sempre peggio, finché la madre aveva scosso la testa, avvilita, aveva mandato a chiamare l'ispettore della contea. Era un omino tondo tondo, l'ispettore, con una faccia rossa, uno scatolone di arnesi con file e con quadranti. Aveva sorriso a Margie e le aveva offerto una mela, poi aveva smontato l'insegnante in tanti pezzi. Margie aveva sperato che poi non sapesse più come rimetterli insieme, ma lui lo sapeva, e in poco più di un'ora l'insegnante era di nuovo tutto intero, largo, nero, brutto, con un grosso schermo su quale erano illustrate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le domande. Ma non era quello il peggio. La cosa che Margie odiava soprattutto era la fessura dove lei doveva infilare i compiti e i testi compilati. Le toccava scrivere in un codice perforato che le avevano fatto imparare quando aveva 6 anni e il maestro meccanico calcolava i voti a una velocità spaventosa. L'ispettore aveva sorriso una volta finito il lavoro, aveva accarezzato la testa di Margie. La mamma aveva detto: «Non è colpa della bambina, signora Jones. Secondo me il settore geografia era regolato male. Sa, sono inconvenienti che capitano a volte». L'ho rallentato, ora è su un livello medio per alunni di 10 anni. Anzi, direi che l'andamento generale dei progressi della scolara sia piuttosto soddisfacente. Aveva fatto un'altra carezza sulla testa, Margie. Margie però era delusa. Aveva sperato che si portassero via l'insegnante per ripararli in officina. Una volta si erano tenuti quello di Tommy per circa un mese perché il settore storia era andato completamente a pallino. Così, disse a Tommy, ma come gli viene in mente a uno di scrivere un libro sulla scuola? Tommy la squadrò con aria di superiorità. Ma non è una scuola come la nostra, stupida. Questo è un tipo di scuola molto antico, come l'avevano centinaia e centinaia di anni fa. Poi aggiunse altezzosamente, pronunciando la parola con cura, secoli fa. Margie era offesa. Beh, io non so che specie di scuola avessero tutto quel tempo fa. Per un po', quindi continuò a sbirciare il libro china sopra la spalla di lui, poi disse: in ogni modo avevano un maestro. Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare, era un uomo. Un uomo? Ma faceva un uomo fare il maestro? Boh, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei compiti a casa e faceva delle domande. Ma un uomo non è abbastanza in gamba. Ma sì che lo è, mio papà ne sa quanto è il mio maestro. Ma un uomo non può saperne quanto è un maestro. Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto. Margie non era preparata a mettere in dubbio quell'affermazione. Disse: io non ce lo vorrei un estraneo in casa mia a insegnarmi. Tommy rise più non posso. Ma non sai proprio niente, Margie. Gli insegnanti non vivevano in casa, avevano un edificio speciale e tutti i ragazzi andavano là. E imparavano tutti la stessa cosa. Certo, se avevano la stessa età. Ma la mia mamma dice che un insegnante deve essere regolato perché si adatta alla mente di uno scolaro o di una scolara e che ogni bambino deve essere istruito in modo diverso. Sì, però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va, fai a meno di leggere il libro. Non ho detto che non mi va io, si affrettò a precisare Margie. Certo che voleva leggere di quelle buffe scuole. Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones chiamò: Margie, a scuola. Margie guardò in su. Non ancora, mamma. Subito, disse la signora Jones. Sarà ora di scuola anche per Tommy, probabilmente. Margie disse a Tommy: posso leggere ancora un po' il libro con te dopo la scuola? Vedremo, rispose lui con noncuranza. Si allontanò fischiettando, il vecchio libro polveroso stretto sotto il braccio. Margie se ne andò in classe. L'aula era proprio accanto alla sua cameretta. E l'insegnante meccanico, già in funzione, la stava aspettando. Era in funzione sempre alla stessa ora, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, perché la mamma diceva che le bambine imparavano meglio se imparavano a orari regolari. Lo
Lo schermo era illuminato e diceva: oggi la lezione di aritmetica è sull'addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell'apposita fessura. Margie obbedì con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c'erano quando il nonno di suo nonno era bambino. C'è un nonno e ragazzi di tutto il vicinato. Ridevano e vociavano nel cortile. Sedevano insieme in classe, tornavano a casa insieme alla fine della giornata, imparavano le stesse cose, così potevano darsi una mano a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare. E i maestri erano persone. L'insegnante meccanico faceva lampeggiare sullo schermo: quando addizioniamo le frazioni, un mezzo più un quarto. Ma Margie stava pensando ai bambini di quei tempi. E a come dovevano amare la scuola. Chissà, stava pensando, come si divertivano. La storia che si voleva raccontare, ecco, è finita. Fantascientifica, ironica, attuale come non mai direi. Dire a dei ragazzi, a degli scolari, chissà come si divertivano quelli che vanno a scuola. È chiaro, il fine, tutto il gioco. È la risposta a quello che gli ha chiesto il suo amico dirigente scolastico. E questo è soltanto un aspetto. Si possono fare tanti discorsi su questo, su come la tecnologia. Notiamo tra l'altro che sarebbe ridicolo per qualunque studente del giorno d'oggi una fessura, una scheda perforata. Ma i 50 anni che non si usano più sono vecchissimi. Questo libro è stato scritto, sto raccontando, negli anni 50. La tecnologia ha fatto 1000 passi avanti, molto di più di quelli che lo stesso Asimov poteva persino immaginare. D'altra parte però dovremmo chiederci, e la scuola? La scuola si trova proprio di fronte a sé, la scuola è un problema di tutti, tutte le famiglie, in realtà è un problema fondamentale l'educazione delle nuove generazioni, del mondo, del mio paese, in Italia appunto, in teoria al centro dei dibattiti, bisogna poi vedere se è al centro davvero delle preoccupazioni dei politici, che molte volte si riempiono la bocca di questi discorsi, ma poco fanno effettivamente per cambiare un mondo che cambia, una scuola che cambia o una scuola che deve rimanere uguale? Deve insegnare come si insegnava tempo fa o deve comunque insegnare in maniera diversa? Le nuove tecnologie vanno o non vanno utilizzate? Devono o non devono entrare? E la didattica di conseguenza? Insomma, sono problemi all'ordine del giorno. Asimov ne parlava in modo divertente e divertito tanti anni fa, cercando di far pensare, ragionare un attimo ai ragazzi e dire a loro, ripeto, per concludere in maniera ironica, chissà come si divertivano quelli che andavano a scuola. I ragazzi che andavano a scuola, ben sappiamo, non si divertivano, non si divertivano. Questa è la fantascienza di Asimov e non solo, direi. Il brano letto noi l'abbiamo trovato nel secondo volume del Meglio di Asimov, ma moltissime sono le raccolte che lo contengono, così come numerosi sono i suoi celebri romanzi, a partire dalla sua trilogia della Fondazione, che raccontava di un mondo fantascientifico, un po' alla Star Wars, se vogliamo, per certi aspetti, ma fondato appunto su quello che era la storia del crollo dell'impero romano e della difficile ricostruzione di un mondo dopo che la civiltà era finita, una città terribile che comunque ha conquistato il Mediterraneo, creando lutti, disastri. Aveva senso o non aveva senso? Anche lì è un problema. La fantascienza messa poi al servizio di riflessioni anche storiche, cercando, se volete, anche di prendere un pubblico magari più ampio e diverso di coloro che leggono semplicemente un saggio storico sul crollo dell'impero romano. Insomma, auguriamo buona lettura a tutti con le opere di Asimov.